Mi sono dimenticato di mostrarvi una cosa. Nella prima cripta che abbiamo esplorato c'era un indumento, che era questo qui, mantello di Stella della Sera. Si dice che questo mantello elaborato, decorato con raffinate penne d'aquila, sia appartenuto alla regina Stella della Sera. Non ho idea di chi sia, penso una figura storica o mitologica, leggendaria della cultura Maya. Aumenta la durata degli effetti della pianta percezione, richiede abilità occhio dell'aquila, che noi abbiamo preso proprio poc'anzi. Vantaggi torso, vabbè, c'è purtroppo la seccatura che non fa vedere un'anteprima dell'aspetto. E voi direte, ma che caspita te ne frega dell'aspetto se ti dà dei benefici rispetto ai completi standard che non ne hanno? Ebbene ragazzi, a me invece, cioè io funziono al contrario, non me ne frega niente, cioè magari niente no, non è vitale il bonus che dà un indumento, ma è vitalissimo il suo aspetto. E chi ha visto i miei let's play su Dark Souls e Dark Souls 3 sa bene a che cosa mi riferisco. Quindi, vabbè, per ora comunque non posso farci niente, mi servirebbero altre 3 pellicce. Quel coniglio ha capito tutto. Coniglio ha sentito il mio discorso. E lui no, poverello, invece. Vediamo se mi danno pelliccia. Pelle, sì, perfetto. Devo solo massacrare qualche altro coniglietto. Basta stare qua, qua e aspettare pazientemente. Tu non sei un coniglio. T'ho visto. E siamo a due. Ah, oh, qua c'è pure della legna. Credo me ne servirebbe un altro. Non so però se riusciamo a trovarlo qui in giro. Avrei dovuto ammazzare quei cosi che sembravano dei non so che cosa. Oh, magari qui. Non sembra esserci della pelle però. E invece sì. Fantastico. Regà, vediamo un po' che cos'è sta veste della principessa della luna o quello che era. Non mi fa vedere un'anteprima, spero di non pentirmene. Perché so parecchie risorse. Costume da gallina. Qui si potrebbero fare un po' di battutine squallidissime con il termine pollastrella, ma evitiamo. O pollastra. No, no, guarda, guarda, spalanca le ali. No, regà, non ce la faccio. È troppo strana vederla così. Non me la metto sta cosa. Però vediamo se posso. Cioè, facciamo un cambio di indumento. Ecco, Commando era l'altro abbigliamento che mi piaceva molto. Sì, dai, cambiamo un po'. Arriva la guerrigliera Lara Croft. La guerrigliera Lara Croft non ci vede più niente. Ok, devo solo aspettare che si aggiusta l'illuminazione. Cioè, è come succede nella vita reale quando passi da un posto illuminato a uno buio. La pupilla deve adattarsi. Jonah, help me with this. La prima volta in questi Tomb Raider che Three, Lara two, one. va avanti con un partner. Ah! Ah!
ancora vivo. Vediamo se ti piace il fuoco. Non ti piace. Guarda come corre. Ma accidenti sei. Cavolo, ma è lo stesso dell'altra volta ed è ancora vivo. Che micetto resistente. Non mi fa curare. No, ok, allora è proprio di scena che si mette la mano sul fianco. Sì, sì, sono viva. Your back looks bad. I'm gonna go make camp. Sta facendo la sartina, sta cuocendo le pelli. Let me take a look at that. It's not pretty. You know, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. I always tried to protect him. From my father. From himself. But I lost him. You did everything you could. If I had been in the right place, at the right time, he would still be here. I had eyes in the back of my head. You can't protect everyone. Thank you. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? Mm-hmm. It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things about her, especially. Why would he do that? After she died, he thought they'd cause me pain. It didn't stop me from looking for them, of course. I still have so many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Dominguez said that he would use the silver box of Ishel to remake the world. If you had that power, what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again. At
lose everything else? No way. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. L'eterna tematica, il cattivone vuole mettere le mani su un grande potere. E l'eroe che cosa ci farebbe con quel potere fra le mani? To claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way will be fraught with trials. Oh! Sì, te li do io i compiti di matematica. In a minute, Dad! No, però quelle lentiggini non si possono vedere. Assolutamente no. Wow, tutto mi aspettavo tranne. Che cos'era? Un gatto, forse? Ma fighissima sta cosa, tutto mi aspettavo fuorché. Guarda, una fenice leggendaria, Lara, guarda. Quella è una mangusta della Siberia. Ventiamoci cosa sul momento. Oh. Deadly accurate, for the most part. No, non ci credo, tirava già con l'arco. Our hero could shoot a fly of a cart at 100 paces. E la nostra eroina pecca un po' di superbia anche. Che cos'è? Che roba è Lara? Lara, giochi con attrezzature un po' strane. E questo è il tuo parco giochi? Brutta riccona viziatella. Paparino ti regala parco giochi personalizzato. Godiamoci questo momento idilliaco. È la prima volta, credo. Ok, come vuoi tu, mia cara archeologa. È la prima volta che vediamo Lara così piccola in Tomb Raider, se non ricordo male. Ah no, c'è l'inizio di Anniversary, quando è sull'aereo con la madre. Era tutta un'altra storia, però, ovviamente. She discovers a strange set of hieroglyphs. Clues to the forbidden tomb, perhaps? Sì, queste sono chiaramente delle pitture rupestri di epoca pre-etrusca. So già che dopo questo momento così di svago e sollazzo ci sarà qualcosa di terribile, tipo mi ammazzano Jonah davanti agli occhi. Fresh graves. The king does not take kindly to trespassers. Fin da piccola, fervida immaginazione e passione per l'archeologia e l'avventura. The castle gates are well guarded. There's a reason our hero doesn't use the front door. Oh, brave Sir Knight, victim of the king's curse, doomed to stand vigil, warning away others from the forbidden tomb. Condannato in eterno. Wow, guardate che cosa si inventa. Non lo so, io da piccolo ero estremamente scemo, stupido e piatto e deficiente. Non avevo tutta questa immaginazione. Non avevo neanche un giardino così bello, però. Dico questo in mia difesa. Non so perché ti sto facendo portare sta palla da bowling in eterno, Lara. Che abbiamo trovato? No, niente, una pianta. Oh, forse è lo stesso giorno che si intravede in un flashback in Rise of the Tomb Raider. Lara
climbs out over a lake of bubbling lava. Io non la vedo la lava, però va bene. Lo scrigno dei pirati. Up there, in the crow's nest. Lo scrigno dei pirati, lo voglio. Dai Lara, dobbiamo assolutamente prenderlo. Dobbiamo anche fare Altair, Assassin's Creed. Ma stiamo scherzando? Questa ci aveva il mondo a disposizione. Ma che figata, ragazzi, mi si sta risvegliando l'infanzia. Non ci posso fare niente. L'istinto di sopravvivenza, pure da piccola. Esploratrice precoce. Guarda che ho trovato. Sir, I understand these last few years have been more than difficult for you. We all miss Amelia terribly. However, I worry Lara has begun to forget what little she knew about her mother. A terrible thing. I realize it is not my place to pry, but have you reconsidered talking to her about Amelia? My belief is that it would help you get over your tremendous grief and bring you two closer. Credo Amelia fosse il nome della madre di Lara anche in Anniversary. E questo è Winston. Lui compare in Legend. Forse anche proprio Anniversary e mi pare pure Underworld. Cioè, quindi anche in questo reboot hanno mantenuto comunque i nomi. Now for the real treasure in the Forbidden Tomb. Our hero must be quiet to avoid alerting the king. Ma il re sarebbe paparino? What does Lara have to do with any of this? She's in her room doing her homework. She hasn't much time. Bellissimo sta cosa che c'è lei che racconta la sua avventura mentre la sta creando sul momento. Esploratrice impavida. Arrampicati sulle mura del castello. The King's Guard will never expect Croft to climb the castle. Questa sarà l'avventura più epica di tutte. Altro che piramidi in Egitto. Lara, la nostra avventura si è singhiozzata in maniera molto strana. Ah, ok, devo continuare a salire. The castle tower is taller than she thought. Our hero continues climbing, looking for another way in. Nel frattempo lo dice con questa voce perché si sta stancando. Our hero spies another entrance. La nostra eroina è una piccola scapestrata scavezzacollo. Lara, non guardare di sotto. Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Ti è piaciuto ficcarti in questo pasticcio? Sta distruggendo una casa a tutto questo. Questa è Lara Croft mentre gioca. Chissà se in questo flashback o magari in un altro. Sarebbe interessante vederne di altri. Se comparirà anche Roth. Sappiamo che fin da piccola le ha insegnato molte cose. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. She's so close. She can almost touch it. But an invisible force field stands in her way.
There must be another entrance. Campo di forza invisibile. Che roba è quello? Assicuriamoci che l'impavida esploratrice non caschi anche di sotto. At last, she spots a way in below. She will have to be careful. Non credo questo sia solo un flashback, penso sia un sogno che Lara sta facendo adesso nella giungla. Why do I do these stupid things? Me lo stavo chiedendo anch'io. Tomba proibita, sarà tipo l'ufficio dove suo padre le avrà detto di non andare. O la sala dei reperti, qualcosa del genere. At last, she enters the forbidden tomb. Wow. By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the white queen is lonely. Trova la regina bianca. Perché ho il sospetto che stia cercando qualcosa su sua madre? Manufatto, il mistero della regina bianca. L'eroica Lara Croft affronta un viaggio denso di intrigo e pericolo per svelare il mistero della regina bianca, una storia epica e avventurosa. Una mappa che mostra l'ubicazione della tomba proibita. This enigmatic illustration recovered from a cursed and empty mausoleum might be what our brave adventurer needs. To finally find the lost treasure of the White Queen. She's managed to decipher the ancient text and has found a series of clues. A set of coordinates, a giant bat, and a series of game pieces in a line. The intrepid Lara will have to figure out what they all mean. Ovviamente il pipistrello gigante sarebbe la sua reinterpretazione di sto coso, che credo sia un prototipo di aereo, chissà quale diavoleria alata. The head of King David. From a shepherd to a king. Imagine that. The cup of Saint John. The apostle had been given a chalice of poisoned wine, but after his blessing, the poison transformed into a snake and he drank the wine unharmed. Sì, beh, questa non so quanti anni potrà avere. 8? Boh, su per giù. Questa 8 anni sa più roba di Wikipedia. This is an old game. Two shields and a white crown. Could that be the White Queen? Interessante. A Byzantine scroll. Justice is the constant and perpetual wish to render everyone his due. Emperor Justinian. Belle parole. This is Egyptian, an evil eye box. The contents were meant to help sustain and provide for people in the afterlife. Ragazzi, prendete appunti. The Sun King, Louis XIV, married Maria Theresa, ending a long-standing war between France and Spain.
The poor queen, Maria Theresa, died a painful death, to which the king said, "This is the first trouble she has given me." Wow, cioè questa è cresciuta latte, cereali e storia, cultura, mitologia. I bet the poor thing could hardly see out of that chanfron. Ah, arguta osservazione. The king and the white queen. There's something in the shields. Ok. Che mi invento adesso? Devo rileggere un po' l'enigma. Forse mi basta spostare le pedine nella giusta posizione. Vediamo, gli scudi devono essere ai lati della... Ma non c'è la regina sulla scacchiera. The coordinates might have something to do with the globe. Oh. Vedete, è più sveglia di me. Oh, non si scherza proprio. Devo vedere le coordinate esatte. 30 a nord, 90 a est. With light, unlock her love's release. It worked. Ma che ci fa tutta sta roba dentro la loro casa? È chiaro che il paparino nasconde qualcosa. Croft has entered the forbidden mezzanine. She'll have to be careful. Domando se davvero... Ehi, wow, c'ha pure... scheletri di dinosauri. Domando se tutta sta cosa sia solo per proteggere i reperti o qualcos'altro. Yatiri, a South American healer. Questa sa di tutto, dal polo nord a quello sud. A baby Tyrannosaurus Rex. I wonder if it lost its mother too. Eh sì, sta pensando a sua madre. I just wanted to thank you for your discretion, as well as the work you have done. The vault has been constructed exactly to my specifications. The final payment will be sent at the end of the week. The delay was due to an accounting error, which has now been rectified. Yours, Richard Croft. Camera di sicurezza. Che è sta roba? No matter where you stand, these masks seem to stare at you. Piuttosto inquietanti, sì. This looks Mayan. Is it Kukulkan? I wonder who those two dogs are. Oh wow, neanche a farla apposta. Cioè, ovviamente è fatta apposta all'interno del gioco. This is from Colombia, a Xeno chieftain mask. I wonder if these eyes have seen El Dorado. I haven't seen some of these artifacts before. Eppure sembra che tu li conosca tutti già. An ossuary. This box contains the bones of the dead. I can't read the inscription. This is the kind of armor that the conquistadors wore during the Age of Discovery. I wonder what they found. Sì, 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 è proprio quel tipo di armatura, come vi avevo detto nell'altra cripta. A statue of an Ariki from the Cook Islands. Questa sa troppa roba, che cacchio. Dynasty. Sì, vabbè, pure la dinastia, no vabbè. The sarcophagus is incredibly intricate. This looks Greek? No, Persian. I wonder what she's guarding. A Persian lioness.
But someone stole her head. I wonder what she was looking at. The death mask of Agamemnon, found in Mycenae. Puoi esaminare tutto. An African tribal mask, made of gold. Ashanti, perhaps. The great bat's wings unfurl. Oh, le luci sotto ci sono, ho capito. Prima di spostare ste cose. Ah! Quindi i due scudi vanno messi lì. There she is, the White Queen. Trapped. I have to help her. Ok, quindi non c'entrava niente la statuetta qua al centro. Come la libero? Have to free the White Queen. Ma come? Now I can free her. Ah, ok. Ci ho provato totalmente a caso. With light, unlock her love's release. Our hero crosses the threshold into the unknown. These are Mum's things. The path was dark and is guarded by bats, said the Red Knight. The White Queen guarded him with a curious smile and said, Bats! I'm not afraid of bats. I'm not afraid of anything. Tell me about this. You and me are riding a T-Rex in Egypt. Where's Daddy? At work. Responsibilities just on the verge. You are always on the verge. Your obsession is destroying this family. Obsession? I'm obsessed. You are missing your daughter's childhood because you're always in some tomb on the other side of the world. Why can't you be happy with what you have? Oh, for goodness sake, you don't have to deal with it. Dad? Please, for goodness sake, you've got to understand. This is probably the most important one I've arrived at. Well, okay, what do? I have to... Dad? Thank you.
Morning. Era proprio quel giorno. So, Silver Crown Mountain? Yeah. I wonder what the jungle has in store for us today. Ugh, whatever it is, we'll handle it. Hey, it can't be worse than yesterday, right? Wow, che figata che si è seduto anche lui qui. Oh, ho sbloccato farsetto di imperatrice giaguaro. Applicato con la pelle. Ah, sì, è vero, stava facendo la sartina di notte, Lara. Applicato con la pelle di un'imperatrice giaguaro che mi ha quasi uccisa. Ah. La pelle scura del giaguaro aiuta a mimetizzarsi. Cioè, il mio A era per il discorso imperatrice, ok? I nemici impiegano più tempo per individuare e identificare Lara come una minaccia. Penso questo valga per gli esseri umani, non tanto per gli animali, o forse anche loro. Non lo so, raga, sta cosa mi sa troppo di... Non lo so. Cioè, perché dovrei mettermi una cosa del genere, a parte per gli ovvi benefici? Raga, sembra una povera disadattata sociale, non capisco. E siamo pronti per il carnevale. Mi spiace. Di nuovo comando. Anche perché non abbiamo avuto veramente occasione di goderci sto costume, visto che è successa sta storia. Vabbè, noi per ora ci fermiamo qui davanti il crepitio del fuoco. E ogni volta in qualsiasi videogioco quando mi fermo davanti a un falò, ormai penso a Dark Souls, è un collegamento inevitabile. Come del resto quando in un videogioco c'è da avere a che fare con rovine, archeologia, esplorazione, penso sempre a Tomb Raider e Lara Croft. Sono quei marchi, quelle caratteristiche che restano impresse. Sono un po' le firme di certi videogiochi.